la sfida della tecnologia, la sfida di Industria 4.0, una sfida che deve avere tra gli attori principali ovviamente il mondo accademico. Sicuramente, perché credo che sia una sfida molto, molto basata sulle competenze e sulle skills. Questa non è solo una rivoluzione tecnologica, è anche e soprattutto una rivoluzione culturale. Saper preparare le persone, sia i giovani, questo è un problema sicuramente in Italia alla luce dell'alto tasso di disoccupazione, ma anche e soprattutto le persone che si trovano oggi nelle imprese, è quello per cui noi stiamo lavorando. La sfida vera è quella di costruire una nuova cultura della formazione. Questo è anche vero. Oggi purtroppo vediamo spesso che le persone che si trovano in un'azienda, io parlo dei quarantenni e dei cinquantenni, sono un po' pigri, non hanno tanto voglia di aggiornarsi, alcuni di loro addirittura vedono la pensione vicina e quindi non capiscono perché devono andare a fare una formazione. Questo in realtà è un errore, è molto sbagliato, perché l'evoluzione tecnologica oggi è molto più rapida di prima. Ogni 4-5 anni ci troviamo di fronte a nuove tecnologie, a nuovi paradigmi. Per rimanere competitivi non si può non capire che cosa stia succedendo nel mondo, quali sono queste tecnologie e soprattutto comprenderle per poterle applicare nelle proprie imprese. Quali sono gli strumenti che voi avete appuntato? Noi ovviamente facciamo corsi di laurea che vengono sempre tenuti aggiornati, ma da qualche tempo abbiamo lanciato dei percorsi executive, quindi corsi serali da un lato o corsi molto brevi dall'altra parte, che si rivolgono in particolar modo alle persone che hanno dei ruoli decisionali in impresa. L'altra cosa sarà la nascita dei competence center, che sono in particolar modo indirizzati alle piccole e medie imprese e alle attività di formazione per quest'ultime.